È stata presentata ad Ischia la seconda edizione della 100 km dell'Isola Verde, la gara ciclistica che si svolgerà il 10 maggio 2015. In questa edizione avremo sicuramente il doppio degli iscritti dello scorso anno, ha affermato l'avvocato Mario Santaroni, che auspica un maggior sacrificio da parte degli isolani, consentendo una più rigida chiusura del traffico per le ore di svolgimento della gara. Su questo punto ci batteremo per ottenere dalle autorità la possibilità di chiudere al traffico l'isola per qualche ora in più. Stiamo parlando comunque nella globalità, nella totalità di 4-5 ore. In prima fila, come lo scorso anno, per l'organizzazione tecnica e logistica della manifestazione, il team Cicliscotto. Ma novità sicuramente ce ne saranno molte che si faranno da cornice a questa manifestazione, perché l'ambizione è sempre quella di migliorarsi. L'indubbia valenza turistica della manifestazione, che aspira ad alimentare l'immagine di vivibilità della nostra isola, è stata espressa da tutti gli amministratori comunali presenti alla conferenza stampa, a partire dal sindaco di Ischia e da quello di Barano, quest'ultimo nella duplice veste anche di concorrente, come il consigliere ischitano Enzo Ferrandino. Da sempre abbiamo appoggiato questo tipo di manifestazioni, anche se spesso hanno anche suscitato polemiche da parte della cittadinanza, perché ci sono comunque delle limitazioni nella mobilità, ma crediamo di invece insistere su questo fronte, perché un'isola turistica come Ischia deve cercare di fare sempre più a meno delle auto. Molti cittadini hanno visto anche Ischia sgombra da macchine, anche da quelle in sosta, e forse hanno apprezzato questa nuova prospettiva della nostra isola, perché molti mi hanno detto che hanno approfittato per fare delle bellissime passeggiate, questo scenario inconsueto. Quest'anno c'è stata la prima edizione della 100 km che è stato a mio avviso un successo, anche io nel mio piccolo ho partecipato a questa bella manifestazione e sono sicuro che per il futuro è una cosa che prenderà a piede, sarà importante sia per divulgare il concetto della tutela dell'ambiente, sia per migliorare quella che è la nostra immagine turistica con la partecipazione di sempre un maggior numero di atleti. Anche gli imprenditori isolani credono nell'iniziativa, tant'è che quest'anno si correrà il secondo trofeo di Lauro, come ha confermato lo stesso presidente della società, Salvatore Lauro. Sì, noi crediamo in questo trofeo di Lauro e speriamo che questa seconda edizione sarà soltanto la seconda di una lunga serie, perché è chiaro che Ischia deve cambiare progetto, soprattutto per il futuro, l'Isola Verde, ritornare sull'isola originale e naturalmente far venire meno macchine possibile, in modo che l'ambiente venga in qualche modo curato.